famiglia che vanno in banca e si ritrovano ad avere dei tassi di interesse ai limiti dell'usura quando vanno a chiedere un fido, vengono a bussare da noi quasi come se fossimo l'ultima spiaggia. E io allora a quelle persone devo dare risposta, prima di dire che c'è la mafia in Italia, devo dare risposta a quelle persone, devo dare risposta ai testimoni di giustizia che non sono i pentiti. Testimoni di giustizia sono i cittadini, ce ne sono 70 in tutta Italia, che hanno denunciato malaffare e mafia e che oggi vivono sotto scorta e neanche con la scorta non possono andare in giro a testimoniare la loro esperienza, non possono tornare nella terra dove loro sono stati cresciuti, dove hanno lavorato. Ne faccio uno tra tutti di nome, Pino Masciari. Quelle devono essere le bandiere della legalità. Se io sono un cittadino, io devo poter vedere che se Pino Masciari ha denunciato gli Arena di Crotone, Pino Masciari poi torna a lavorare a Vibo Valencia e a Catanzaro come una bandiera dello Stato, come una risorsa dello Stato che ha vinto su quelle cose. Se io non lo faccio tornare in Calabria, ho fallito. Così come se io non faccio tornare Roberto Saviano a Casal di Principe e lo faccio stare lì, ho fallito. Cioè, siamo davvero ai limiti dell'assurdo. Siamo davvero ai limiti dell'assurdo. Quindi programmi a lungo termine penso che non ce ne sono. Io mi concentrerei soprattutto su due o tre cose al massimo. La prima, e sono tutte comunque legate al dibattito politico. Innanzitutto io starei attento ogni qualvolta, per esempio, ogni qualvolta Giulio Andreotti va in giro in trance anche in televisione, io starei attento perché non so cosa passi nella sua testa in quei momenti. Può darsi che se gli attacchiamo una spina USB forse riusciamo a vedere i segreti di Cosa Nostra e quello che lui ancora ascolta Giulio tutti i giorni. Cerchiamo di capire i file, mettiamogli una SD memory, insomma, cerchiamo di estrarre il database di Andreotti e ne sapremo tante sulle verità nascoste. Un'altra cosa che potremmo fare è cercare di fare pressione anche in questo momento particolare sulla scuola, a me mi tocca direttamente, io sono studente universitario, e bisogna anche cercare di non dare modo a Cossiga, che ancora lo scrivevano con una... non ho detto nulla, aspetta. Cossiga che quando mi accettava all'università scriveva Cossiga sui muri con la K. Oggi io mi vergogno pure a scriverlo sui muri perché comunque se c'è, cioè alla fine, insomma, tanto vale farci un'altra cosa sui muri direttamente, insomma, perché cioè sporco meno il muro e lo imbratto di me. Però questi sono ancora oggi i problemi. Quando Falcone e Borsellino facevano i processi in primo grado a Palermo, si preoccupavano che poi finivano in Cassazione nelle mani dell'ammazza sentenza che era Corrado Carnevale e che ancora oggi esiste. Cioè sono passati 30 anni, ma alla fine sono ancora lì. Io li monitorerei, insomma, per alcuni ci vorrebbe davvero la Neuro dei Liri, purtroppo l'hanno chiusa, però terrei a monitorare queste cose. Poi una cosa molto seria sulla quale ci dobbiamo impegnare, noi già ci stiamo impegnando con il movimento, il lodo Alfano non è un lodo perché è una legge, deve essere assolutamente cancellato. Io penso che ci penserà la Corte Costituzionale, ma spero che tutti gli italiani, altro che 2 milioni di firme, 5 milioni di firme contro questa legge schifosa, perché secondo me tutti i cittadini davvero sono uguali di fronte alla legge. Ce ne sono solo 4 che dovrebbero essere i primi ad essere processati proprio perché fanno politica. Quindi il politico non dovrebbe avere la prescrizione, avere la corsia preferenziale solo perché il processo dura una settimana, visto che non hanno arrivato alla scuola. Poi avrei tanto altro da dire, però la serata è ancora lunga, quindi ve lo risparmio, veniteci a trovare sul nostro sito ammazzateci.org, ci rivedremo sicuramente a Rieti. Grazie ancora a chi ha organizzato l'iniziativa, a quel pazzo di Tullio e ai suoi amici. E potrei concludere con una frase molto mielosa dicendo che dobbiamo sperare. A me sinceramente Yes Weekend in questo periodo in Italia non convincono, perché poi alla fine se dovesse vedere il dividismo in Gaza, se dovesse impersonare un Walter Veltroni, un Urbano, insomma, un po' qualche riserva ce l'ho. Non dico gli spiegare, io dico sempre chi non si indigna non vale niente, però dico anche crediamoci che chi non si indigna non vale niente, quindi indigniamoci tutti, ma la pensiamo con gli altri.